segretario designato passa dal secondo al settimo livello retributivo con il relativo aumento dello stipendio in un batter d'occhio, cioè non fa il secondo, il terzo, il quarto, no, dal secondo al settimo praticamente, da quasi minimo al quasi massimo. E, il consorzio accetta le richieste del segretario e conferisce immediatamente tutti gli arretrati per pari a circa 12.500 euro. Questo è un metodo attualmente molto in uso all'interno del consorzio, questo dice il commissario prefettizio. Ad un certo punto la situazione si fa così surreale che non si sa se si deve piangere o ridere. Sentite questa, il consorzio ha una pletora di avvocati esterni di cui si avvale, no? Per le varie cause. Ebbene, uno di questi non è nemmeno un avvocato. Cioè, è assurdo. Il commissario prefettizio dice testuale parole. Gli è stato risposto, probabilmente chiede a qualcuno del consorzio come mai nel pool di avvocati non ci, questa persona non sia nemmeno un avvocato, dice mi è stato risposto che l'intenzione è stata quella di aiutare anche chi non è avvocato, che comunque ha diritto di lavorare. Questo dice, incredibile. Sì. Allora, un membro della commissione ironicamente gli risponde un incentivo a proseguire gli studi per conseguire il titolo di avvocato. Un po'. Questo davanti a questo nel Parlamento italiano. Un altro scandalo varese è quello sul parco Domenzi. Quelli noleggiati, che sono 40-50, costano al consorzio 6-7 milioni di euro all'anno, circa 500.000 euro ad automezzo ogni mese. Ogni mese 500.000 euro. Penso forse sia meglio comprarli così, non lo so. D'altra parte, per concludere, le stesse parole di Antonio Sciaccone sono sintomatiche dello stato di sua deficienza economica del consorzio. Il direttore viene interrogato direttamente dal presidente della commissione d'inchiesta e quindi risponde a varie domande e fa queste considerazioni. Il consorzio da quando è attivo ha potuto esercitare le sue funzioni solo grazie ai soldi dati dal governo. Questo è un dato inequivocabile, dice Antonio Sciaccone. Il consorzio non ha risorse adeguate per il suo corretto funzionamento o mantenimento, praticamente sta chiedendo altri soldi. E il problema fondamentale non è che tutti i comuni non pagano il consorzio, perché se anche pagassero tutti i comuni, il consorzio sarebbe sempre indebitato perché non si coprirebbe i costi di gestione del servizio. Questa è la cosa, cioè se anche pagassero costa comunque di più. Quando il presidente gli fa notare alcune contraddizioni con lo stato di insolvenza da parte del consorzio, cioè che il suo autista personale di Antonio Sciaccone avrebbe avuto a dicembre 3.511 euro e a gennaio 4.162 euro, 4.162 euro per un mese, e il suo assistente a Bovenzio avrebbe avuto 4.777 euro come stipendio di dicembre. Sciaccone si difende dicendo le delibere che hanno permesso questi aumenti sono state firmate dai capitali e non da lui direttamente. Inoltre, a gestire materialmente le cose, sempre secondo Sciaccone, sono i responsabili di area di Casetta, il dottor Benito e il dottor Forlego. Sciaccone si inviterebbe a coordinare le decisioni già prese. I due responsabili comunque prendono 150.000 euro. 150.000 euro all'anno a testa. Interviene il presidente e dice una società al contrario, è il direttore che viene diretto dai sottodirettori delle capitali, cioè lui non decide praticamente. La maggior parte dei lavoratori comunque è formata da ex detenuti, molti dei quali hanno ancora pendenze penali in corso. È chiaro quindi che le pressioni esercitate dalla criminalità organizzata sui loro sindacati hanno una strada spianata, questo lo dice Antonio Sciaccone. Però Gerardo D'Ambrosio, ricorda Sciaccone, Gerardo D'Ambrosio è uno della commissione parlamentare, lei ha dato risposte contraddittorie perché da una parte attribuisce questi aumenti alle forti pressioni che sarebbero state ingiustificate e addirittura illecite e dall'altra parte dichiara di aver compiuto un'opera meritoria perché su 700 che chiedevano di attuare il contratto collettivo di lavoro è riuscita a darne solo 300, cioè in questi ultimi mesi in cui si diceva che stavano senza soldi, ha dato 300 promozioni con i relativi aumenti di stipendio, mi sembra un ragionamento abbastanza logico. E qui veniamo al nocciolo della questione. Sciaccone, incalzato, risponde: questo è un dato reale su cui deve essere posta una grossa attenzione rispetto alla gestione dei rifiuti. Considero un grave errore continuare a gestire i rifiuti in Campania, in particolare in provincia di Caserta, attraverso grosse entità come il Consorzio Unico o altre società governate da funzionari e non polverizzare la gestione, evitando di dare forza a chi non ce l'ha. Cioè il direttore del consorzio dice che il consorzio deve essere eliminato. Praticamente dice che i consorzi sono controproducenti per una corretta gestione dei rifiuti perché favoriscono
infiltrazione della criminalità organizzata, perciò si dovrebbe affidare tale compito di nuovo ai singoli comuni. Ora, se a dire che il consorzio è inadeguato per gestire il ciclo della raccolta dei rifiuti, Onda Sana chiede perché il comune ancora non ha fatto niente per uscirne. Voglio dire, lo stesso direttore dice: non appaltate i lavori a me perché non siamo in grado di fare il lavoro. Va bene. Allora, ci viene in mente una battuta finale. Se dalla barca che sta affondando il primo a fuggire è il capitano o direttore, visto che dice che non anche lui riesce a gestire la barca, perché dovrebbero affondare solo i cittadini? Cioè, il comune perché non fa qualcosa per uscirne da questa cosa? Del resto chiedo scusa a quelli che hanno chiesto di intervenire a dimostrazione che in questo paese chi si comporta bene è punito, mentre chi, come avete visto, si comporta male è premiato. Diamo la parola all'ingegnere Vincenzo Cenave, sindaco di Camigliano, e siccome uno dei pochi sindaci che si è impegnato e ha fatto bene il suo compito, ha fatto bene, ha differenziato, uscendo dal consorzio, facendo pagare di meno i cittadini, ora